Come potete vedere alle mie spalle, oggi non siamo a Milano, ma ci siamo spostati in città metropolitana. Infatti questa Civil Week arriva anche qui. Al momento ci troviamo a Villa Visconti Bartolomeo Litta, proprio a Lainate, dove anche oggi pomeriggio vi aspetteranno per varie attività che sicuramente ci sapranno spiegare benissimo tra poco. Al momento ci troviamo direttamente all'interno del Ninfeo con Jessica e Sara, che ci racconteranno benissimo l'esperienza che si potrà fare qui in Villa Litta a Lainate. Buongiorno a tutti, io sono Sara e faccio parte della segreteria dell'Associazione Amici di Villa Litta di Lainate. Io sono Jessica e anch'io lavoro in segreteria. L'Associazione Amici di Villa Litta gestisce alcuni servizi di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate. Nello specifico accompagniamo i gruppi in visita al Ninfeo e ai palazzi della villa. Sono due ale, l'ala tardo cinquecentesca e l'ala settecentesca, e appunto, vi ho detto prima, il Ninfeo è questa chicca che si trova nei giardini all'italiana. È un edificio all'interno del quale ci sono i giochi d'acqua e come vediamo anche in questo ambiente, queste incrostazioni di tufo e arenaria, così come delle decorazioni a mosaico, e creano questo ambiente molto suggestivo. In questo momento i giochi d'acqua non sono attivi, però è tutta una sorpresa da scoprire quando verrete in visita da noi. L'associazione lavora appunto nell'ambito della valorizzazione di questo patrimonio culturale ben dal 1994 ed è composta prevalentemente da volontari che si occupano di tutti i servizi, quindi la biglietteria, il servizio di bookshop, le guide, i fontanieri e anche dell'accoglienza in generale del visitatore. Quindi ovviamente siamo qua, vi aspettiamo e siamo pronti ad accogliervi, ma anche ad avervi tra di noi. Quindi se volete entrare a far parte dell'associazione, siete i benvenuti. Ed è anche il motivo per cui abbiamo organizzato questa giornata nell'ambito di Civil Week. È proprio Civil Week, quindi perché avete deciso di partecipare a Civil Week e quindi anche Civil Week in quanto a città metropolitane, non solo nel cuore di Milano? Assolutamente, abbiamo deciso di partecipare a Civil Week proprio perché l'attenzione è concentrata, insomma, principalmente sul cittadino che ha una parte attiva nella valorizzazione del territorio, ma anche appunto nel bene, nell'interesse comune. E l'associazione è proprio questo, cioè cittadinanza attiva a servizio del patrimonio culturale locale. Quindi è per questo che ci è piaciuto moltissimo il progetto di Civil Week e abbiamo voluto partecipare, proprio perché, come diceva Jessica, l'associazione si compone di volontari, quindi di singoli cittadini, di persone che decidono di dedicare il loro tempo libero, insomma, con grandissima passione, ed è una cosa che possiamo assicurarvi si percepisce facendo qui una visita, a questo bene storico, ed è proprio grazie al contributo del singolo che è possibile valorizzare, tutelare e riscoprire dei luoghi che altrimenti sarebbero stati non visitabili e non accessibili. Quindi è proprio per questo motivo che l'associazione oggi si è aperta a Civil Week e il nostro evento è proprio diventa un custode della bellezza, proprio perché vogliamo coinvolgere cittadini, anche non per forza lainatesi, ma in generale della città metropolitana di Milano, proprio per far vivere con mano che cosa un volontario sperimenta durante le giornate di apertura, quindi far provare a fare il fontaniere, quindi ad attivare questi giochi d'acqua, far provare ad accompagnare un gruppo di visitatori, proprio per provare con mano che cosa significa, per appassionarsi a loro volta e magari per diventare appunto uno dei nostri volontari dell'associazione. Quindi direi che ci aspettate tutti, numerosi, già da oggi in poi. Sì, assolutamente. Certo. Oggi pomeriggio appunto con il nostro evento, proprio per presentare l'attività dell'associazione, ma poi dalle 17 in poi anche per le nostre visite guidate fino alle 18, e poi anche domani pomeriggio ci saranno delle altre visite guidate sempre a Ninfeo e così in avanti fino al 30 di ottobre. Quindi sicuramente le occasioni per visitare la villa saranno diverse, avremo anche tantissimi eventi speciali, quindi davvero vi aspettiamo. Grazie mille. Seguiteci anche sul nostro sito villalittalainate.it e sulle nostre pagine social, sia di Villa Litta Lainate che Associazione Amici Villa Litta. Ci trovate sia su Facebook che su Instagram, così potete rimanere aggiornati
con tutti gli eventi della stagione, ma anche sulle attività dell'associazione in particolare, non so, magari facciamo delle gite sociali, facciamo anche delle serate di approfondimento, perché comunque proprio per la tipologia di attività che facciamo abbiamo bisogno sempre di aggiornamenti e quindi siamo molto attivi anche da questo punto di vista. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie a voi.